La Trani calcistica ha sentito il terreno sgretolarsi sotto i suoi stessi piedi. La slide trionfalistica di Danilo IV è un lontano ricordo quando si scontra con le immagini di rabbia, delusione e protesta al comunale. I tifosi biancazzurri si sono riuniti fuori dallo stadio cittadino per manifestare più di un semplice disappunto per quello che è successo nel weekend. Non sarà quella allenata da Claudio De Luca la squadra da battere nella prossima eccellenza, come millantato dallo stesso IV soltanto poche ore prima del caos scatenato sui social sabato notte. La tifoseria tranese non si riconosce più nelle promesse mancate dell'imprenditore barese, subissato di insulti per le strade di Trani. Una piazza disillusa, amareggiata e incredula, già provata dai dissidi con la vigor di Lanza, ha creduto in un progetto che è crollato come un castello di carte. Molto delusi, molto molto, non ce l'aspettavamo da una persona che ci ha permesso tante cose. Ha giocato con la nostra passione, è brutto. Per noi ultras tifosi del Trani era un rilancio in questa piazza, come aveva detto lui. Ci aveva promesso in 2 anni la Serie C e nemmeno ad agosto siamo arrivati, nemmeno mettere il piede sul nostro comunale e non abbiamo più una squadra e una società. Siamo troppo delusi, persone che hanno messo il cuore per fare l'abbonamento e sponsor, speriamo che ritorneranno indietro queste cose, speriamo che imprenditori tranesi si facciano avanti e facciamo un progetto serio, perché persone da fuori non ne vogliamo più. Nessun ritorno a sostegno della Vigor in un anno che si preannuncia di transizione per la tifoseria di Trani. Nessuna squadra verrà seguita dai sostenitori biancazzurri, che però proveranno a ricostruire il calcio cittadino dalle fondamenta. Circola un'idea embrionale di class action tra gli stessi tifosi, ma il percorso è ancora lungo e tortuoso, soprattutto in un periodo così delicato, sia economicamente sia sotto l'aspetto psicologico dopo la delusione targata SLAI. Speriamo che ovviamente si possa fare giustizia, perché quello che è stato fatto è un'offesa al popolo tranese. Per quel che riguarda il rimborso degli abbonamenti, invece avete novità? Secondo me li abbiamo persi ed è stata studiata a tavolino. Nel bel mezzo della protesta gruppi ultras unificati, tiene ancora a banco il rebus legato al rimborso degli abbonamenti. In tanti non sperano nemmeno nella restituzione del denaro investito, collegando questi dubbi alle incertezze sul reale numero di abbonati comunicato dalla società. A prescindere dal fattore economico, la risposta della piazza tranese è nel pomeriggio, a suo modo storico, fuori dai cancelli del comunale. Dal mio punto di vista fanno presumere una totale perdita dei soldi, degli abbonamenti. E anche sulle cifre noi non siamo certi che siano 300. Infatti, se si potesse guardare la pagina della SLAI, che credo che oggi non esista più, dopo 2 giorni dall'apertura della campagna abbonamenti erano 400 gli abbonamenti. Com'è possibile che in un mese quasi poi sono diminuiti di 100? Spendiamo tempo, soldi e sentimenti, 7 giorni su 7. La risposta è qua.